Signore e signori, buonasera, bentornati a Pallaguglieri. Quarta giornata del girone di ritorno, Pool Salvezza, Expo Ineos Mortara contro Sesa Sustinente, squadre che si stanno posizionando in campo. Mortara che è veramente ridotta ai minimi termini, in settimana è arrivata la sentenza del caso legato alle scommesse che ha coinvolto alcuni giocatori della formazione giallo-blu, i due lituani, Vorzillo. E poi a farne spesa sta Tengio Baiardo, inibito fino alla fine di maggio, e Capitan Ferretti inibito fino al 15 giugno, quindi hanno finito la stagione. Mortara in campo, quindi con tanti giovani, in campo al momento ce ne sono Orsini, Marcone, Pontisso promosso capitano sul campo, Pierleoni e Muzio. Dall'altra parte ci sono Cerniz, Tomic, il numero 13 Bordato, il numero 18 Doddi e il numero 11 Albertini. Per Mortara una partita che non vale assolutamente nulla, primo fallo di Muzio che si è fatto scappare Cerniz, diceva Mortara non è assolutamente nulla, dopo era già salva dopo la vittoria contro Bergamo, ma sabato sera ha giocato una partita eccellente sul campo della Paracastronella, sempre una squadra condita da giovanissimi, anche perché De Cunesco è infortunato e ha finito la stagione per un problema al ginocchio. Mortara si trova senza, di fatto con solo il solo Muzio e in parte Andrea Facchi in panchina come lunghi, e la settimana scorsa addirittura nella prima parte di match avevano giocato Pontisso e Bossi come lunghi della serie. Fallo, tiro non va, ne esce palla in mano Pierleoni dopo il tiraccio, c'è il contropiede di Orsini che e va sull'assist di Pontisso, va a mettere i primi due punti a serata. Orsini è stato grande protagonista settimana scorsa nella partita, dicevamo, di contro la Pal Milano. Palla in attacco per formazione ospite, Sustinente, arriva e riceve Cernic, c'è il blocco di Tomic, ancora giocano due, la palla finisce a Doddi che su un rimpallo va a segnare il 2 Mortara, 2 Sustinente. Dicevamo Sustinente si gioca molto perché dopo la sconfitta con Opera e il turno di riposo è di fatto una squadra che ha ancora bisogno di punti per provare ad evitare il play-out. Pontisso scivola lì nel fondo, batte Albertini e va a appoggiare il fondo della rentina. 4 Mortara, 2 Sustinente, palla nelle mani di Bordato, Bordato va da, ancora da Albertini, si apre per ricevere Cerniz, tiro da due punti dice l'arbitro, rimbalzo lungo premia l'attacco, la palla arriva sotto da Albertini che non ha difficoltà ad appoggiare. 4 Mortara, 4 Sustinente, palla nelle mani di Orsini, 8:30 alla fine del primo quarto, sale per bloccare Pontisso che gioca da 4 come già fatto settimana scorsa, l'apertura è per Muzio che si alza da 5 metri, il tiro è lunghissimo, il rimbalzo è nelle mani di Bordato che fa ripartire velocemente la formazione mantomana. C'è un contrasto tra Bordato e Pontisso, gli arbitri fanno giocare, Bordato va a realizzare, 4 Mortara, 6 Sustinente, palla nelle mani del capitano mortarese che poi si arresta, sbaglia l'appoggio, la palla è recuperata dallo stesso Bordato che va in contropiede, arriva anche Doddi, però ottimo il rientro di Pierleoni che ha seguito la corsa e poi va un cost to cost e va a appoggiare. Ne avrà più spazio in questo finale di partita perché in panchina ci sono, a parte Bossi, ci sono 4 under impegnati poi nel playoff con la formazione di Abbiategrasso. La palla nelle mani di esce e riceve ancora Bordato, si incune in area, lo stoppa in un primo tempo Muzio, poi il suo rimpallo è l'ultimo a toccare il numero 13 in casacca blu con bordi bianchi e gialli, i colori sociali sono simili, giallo e blu per tutte e due le squadre. Quindi rimessa da fondo campo per Mortara, se ne incarica Orsini, 7 minuti e 31 secondi alla fine del primo quarto, la rimessa del play toscano nelle mani di Pierleoni, fronteggiato da Doddi, arriva Pontisso per bloccare, Pierleoni apre ancora per Muzio, da questi a Marcone, Marcone fronteggiato da Cerniz, giocano a due Marcone e Muzio, aspetta l'uscita, arriva Pontisso da una mano, fronteggiato da Albertini, 8 secondi per la chiudazione, Mortara di fatto non ha ancora fatto nulla, Marcone dovrà forzare, dice di andare in penetrazione, forza, la palla entra e esce, quindi sfortunata conclusione di Filippo Marcone, rimbalzo di Albertini, palla in mani di Cerniz, su lui c'è Marcone e poi c'è il fallo in recupero della difesa mortarese su Albertini, fallo di Muzio, il secondo fallo per lui, due liberi per il numero 11 in casacco Sustinente. Sicuramente non è una bella notizia per Mortara perché diciamo i lunghi sono quelli che difettano, De Cunesco in tribuna con un ginocchio fuori uso, già settimana scorsa non c'era, non va il primo libero di Albertini, ancora un tiro libero per lui, ha segnato il secondo, 6 Mortara, 7 Sustinente,
rimessa di Marcone con Pierleoni, scambio di due, palla in mani del play Mortarese che passa a metà campo, scambia con Orsini, aspetta il taglio profondo di Pierleoni che però non ha un buon controllo, deve riaprire per Pontisso oltre nei tre punti, il tiro non va, saltano a rimbalzo tanti giocatori ma la palla finisce in mani di Erniz. L'apertura è per una riapertura abbastanza casuale di Bordato, poi la palla finisce a Cerniz, ancora il giocatore, la riapertura per Doddi, ancora la palla è per il lungo, l'arbitro dice che è falloso, intervento di Pontisso su Albertini dopo il tiro sbagliato da Tomic. Come già settimana scorsa Mortara soffre tantissimo a rimbalzo ovviamente perché è una squadra molto piccola, però ha sopperito con la grinta e la determinazione, vediamo se stasera riuscirà a fare altrettanto. Certo le motivazioni qui sono ben diverse, dicevamo. Assegno primo di Albertini, Zandatti si alza in piedi per dare qualche indicazione ai suoi. Ancora un tiro per il numero 11. Non va il secondo, rimbalzo di Muzio. 6 Mortara, 8 sostenente. Marcone passa la metà campo, arriva Pontisso per il blocco. Si apre il cielo e Muzio da questi Dorsini molto lontano dalla canestra. Dorsini decide di alzarsi da 3 punti. No. Airball dell'esterno toscano che si scusa con i compagni perché non ha neanche toccato né ferro né tabellone. Palla nelle mani di Cerniz, da questi a Tomic da 5 metri, il tiro è cortissimo, a rimbalzo l'ultimo a toccare è Orsini. Pronto un cambio per la formazione di coach Boscovic, entra con il numero 12 Vucinovic, esce Tomic. Non ha preso bene coach Boscovic le giocate del suo lungo. Rimessa di Doddi. Ancora Cerniz che vorrebbe giocare a due. L'apertura è per Bordato che finta il tiro in va in avvicinamento, non va, tocca Orsini, palla in mani di Pierleoni. E passa la metà campo, poi non c'è nessuno, riapre per Marcone, da questi ancora Dorsini che va in penetrazione. Bravo. E appoggia al tabellone. 8 Mortara, 8 sostinente. 5.37 alla fine del quarto, Cerniz passa da metà campo, c'è l'uscita di Bordato che riceve, aspetta il taglio di Doddi, va in penetrazione, prova a battere, poi la palla è per Vucci. E invece cost to cost di Pierleoni che l'ha recuperata e è andato a metterla in fondo alla retina. 10 Mortara, 8 sostinente, ancora l'azione offensiva, chiama lo schema, la palla è ancora per Vucinovic, Vucinovic apre per Doddi, su Doddi c'è Orsini, la palla è spalle a canestro per Albertini, il tuo tiro viene colto dal ferro, 10 Mortara, 10 sostinente, palla nelle mani di Pierleoni, 5 minuti alla fine del primo quarto, arriva il blocco di Muzio che ricordiamo ha già 2 falli. Si stampa sotto il tabellone Pontisso, ma Muzio è molto attento al rimbalzo e va a poggiare 2 punti, 12 Mortara, 10 sostinente. Cerniz sempre rongiato da Marcone che lo aspetta sino oltre la metà campo, la palla è per Doddi, sale per bloccare Albertini, ancora la palla per Cerniz, si fa vedere Vucinovic ma riceve Bordato, fallo di Orsini, quarto fallo di Mortara, nessun fallo speso da fino a questo momento lo sostinente. Orsini non è molto convinto della scelta arbitrale, comunque bonus speso da Mortara con questa azione, rimessa in attacco per la formazione ospite, 4.31 alla fine del quarto, la rimessa è di Bordato, va da Cerniz, Zanellati prova a dire ma siamo 4 falli a 0, non è possibile che loro non abbiano fatto nulla. Qui Cerniz resiste alla difesa di Muzio e va a segnare 2 punti, 12 Mortara, 12 sostinente, palla nelle mani di Pierleoni, fronteggiato da Doddi, arriva anche Vucinovic, la riapertura è per Pontisso, fronteggiato dal numero 12, lo batte, però la palla esce, chiedeva il contrasto falloso sotto canestro, Pontisso non è molto convinto della scelta arbitrale, palla in attacco per la formazione ospite, ancora Vucinovic, la riapertura è per Bordato, passi di Bordato in partenza, quindi palla persa in attacco, c'era un mismatch con Doddi con Marcone che lo tenesse, contrastavano a metà a centro area, palla persa in attacco sostinente, 12 Mortara, 12 sostinente, 3.52 alla fine del primo quarto, Orsini palla in mano franciato da Bordato, sale per ricevere Pontisso che va nuovamente, batte Vucinovic, primo fallo del numero 12, primo fallo di squadra per la formazione di sostinente, doppio cambio, escono Doddi e Cerniz, entrano
il numero 8 Guerra e il numero, scusate che non si vede, e il numero 0 Buzzi, capitano della formazione ospite. Palla nelle mani di Pontisso che l'ha ricevuta, arriva Pierleoni che si alza da 3 punti, è lungo il tiro, rimbalzo lungo, premia però capitan Pontisso, apertura per Marcone che ha un gioco di prestigio, ancora Orsini che finta il tiro, il tiro è corto, a rimbalzo esce con la palla in mano la formazione ospite, palla corre Bordato che passa a metà campo, c'è il blocco di Albertini, spalla canestro Vucinovic fronteggiato da Pontisso, si alza Vucinovic, il suo tiro non va, a rimbalzo chiede un contrasto falloso, Orsini cerca una giocata un po' complicata, poi arriva e questo è antisportivo, se lo fischia perché l'aveva nettamente battuto, fallo di Vucinovic in recupero, ci stava anche l'antisportivo perché si è agganciato letteralmente al braccio, 2 falli in pochi minuti per Vucinovic, secondo fallo per lui, esce dal campo, torna Tomic, rimessa in attacco con Mortara avanti a Zanellati, sempre 12 Mortara, 12 sostenente, palla nelle mani di Pontisso, da questi a Muzio, vorrebbe la palla Pierleoni, spalla canestro, la riceve in questo momento molto lontano, su di lui c'è il numero Buzzi, Pierleoni si avvicina e va a segnare altri 2 punti, 14 Mortara, 12 sostenente, palla nelle mani di Guerra, fronteggiato da Marcone, la palla è per Bordato sul quale c'è in marcatura Pontisso, Pierleoni scusate, c'è il taglio di Buzzi sul quale è rimasto in marcatura Orsini, la palla sotto canestro, fallo di, ancora un fallo di Muzio, il terzo fallo per lui, terzo fallo di Muzio, Zanellati non è per niente convinto della scelta arbitrale, pronto ad entrare Bossi che costituirà la coppia di lunghi della settimana scorsa all'inizio, certo 3 falli, assegno il primo libero di Albertini, ancora un tiro libero per il numero 11, pronto un altro cambio anche per coach Boscovic, assegno anche 14 Mortara, 14 sostenente, esce Muzio, entra Bossi, esce Bordato, entra il numero 5 Ghidoli, rimessa da fondo campo dopo il canestro subito da parte di Pierleoni, la palla nelle mani di Orsini, chiama lo schema il play toscano di squadra Don Bosco, lui c'è in marcatura Buzzi, sale per ricevere Pontisso, si interrompe il pareggio, lo aiuta Pierleoni, la palla in questo momento per Pontisso fronteggiato da Tomic, si apre Bossi che tira subito da 3 punti, non va il suo tiro, rimbalzo c'è solo Tomic, palla nelle mani di Guerra, arriva Marconi in marcatura, la palla è per Albertini, spalle a canestro contro Bossi, è una pietrata il tiro di Albertini, Bossi a rimbalzo fa pulizia, palla nelle mani di Marcone, 2 minuti e 14 secondi alla fine del quarto, ancora la palla per Bossi, da questi ancora Orsini, arriva il blocco di Pontisso, giocano a 2 Orsini e Pontisso, ottimo di Mortaresi, 16 Mortara, 14 sostenente, pronto a entrare anche Mattia Sacchi, la palla è nelle mani di Buzzi, la riceve Guerra che batte Marcone in recupero, il suo tiro è cortissimo però rimbalzo premia Albertini, la palla poi ancora a Guerra, spalla canestro Tomic, gli sporca il pallone e passi questo clamoroso, finalmente fischia, ottima la difesa di Pontisso, cambio per Mortara e cambio per sostenente, esce Albertini ed entra il numero 12, no il numero 17 scusate Ferrari, esce Marcone, entra Mattia Sacchi per Mortara, la rimessa è proprio per Sacchi che scambia con Orsini e Orsini che si incarica di costruire il gioco, 1 minuto e 32 secondi alla fine del quarto, 16 Mortara, 14 sostenente, palla nelle mani di Sacchi, arriva per ricevere Pierleoni, si alza da 3 punti, il tiro gira sul ferro, non entra, rimbalzo di Tomic, Guerra corre velocemente il campo, poi però Sacchi recupera, infrazione di piede di Pontisso e quindi rimessa davanti alla panchina di coach Boscovic per la formazione mantovana, la rimessa se ne incarica Guerra che chiama, aspetta l'uscita di un compagno, arriva ad aiutarlo Ghidoli sul quale c'è Pierleoni, poi Bossi mura letteralmente il passaggio, rischia qui Mortara, poi però Orsini è bravo, l'apertura ancora per Bossi che si alza ancora da 2 punti, viene da e stavolta segna, 18 Mortara, 14 sostenente, Bossi ha murato e ha recuperato, poi è andato sulla riapertura di Orsini ad andare a mettere 2 punti, 18 Mortara, 14 sostenente, 58 secondi e 6 centesimi per chiudere questo primo quarto, palla nelle mani di Guerra fronteggiato da Sacchi,
passa a metà campo, serve Ferrari che non, quasi non si aspettava la giocata del compagno, la riapertura è per Buzzi, brutta palla e Buzzi la butta via dall'altra parte del campo e quindi palla persa e Boscovic decide che è il caso di chiamare time out perché i suoi non ci hanno capito molto in questo primo quarto. 18 Mortara, 14 Sostinente, 45 secondi e 3 centesimi alla fine del primo quarto. Si torna in campo dopo il time out chiamato da coach Boscovic, 18 Mortara, 14 Sostinente, 45 secondi e 3 centesimi per finire il primo quarto, rimessa in attacco per Mortara dopo la palla persa dalla formazione ospite. Si incarica Orsini di effettuare la rimessa, si apre per ricevere Sacchi, fronteggiato da Guerra, passa la metà campo Sacchi, arriva Bossi ad aiutarlo, c'è il taglio, viene servito, arriva Pontisso, Sacchi finta il tiro, poi va in penetrazione. Tomic è andato a stamparsi contro Sacchi, palla persa in attacco per Mortara, Sacchi prova a recuperare su Guerra che poi fa una cosa complicatissima, lotta Pontisso che esce palla in mano, vede la corsa di Orsini, va a affondare la schiacciata. 20 Mortara, 14 Sostinente, 8 secondi per chiudere il quarto. Boscovic decisamente non sta gradendo come i suoi hanno approcciato questa partita. Ennesima palla persa in attacco da Sostinente, 2 centesimi però per finire il quarto, quindi non ci sarà fisicamente neanche il tempo per poter. E invece ci prova Mortara, Pontisso ha visto Bossi, finisce il primo quarto, 20 Mortara, 14 Sostinente. Ci sentiamo per la ripresa del gioco. Sostinente, Mortara in campo con Orsini, Sacchi, Bossi, Pontisso e Pierleoni, dall'altra parte ci sono Buzzi, Guerra, Ghidoli, Albertini che è tornato e Tomic a chiudere il quintetto della formazione mantovana. La rimessa di Orsini la riceve Sacchi, sul quale in marcatura c'è Guerra, passa la metà campo Mattia Sacchi, in questo momento arriva Pontisso ad aiutarlo seguito da Tomic, Pontisso lo batte e va a appoggiare altri due punti, 22 Mortara, 14 Sostinente, rischia di la rubata Sacchi, palla a metà campo in questo momento Guerra, aspetta l'uscita di Buzzi sul quale rimane Bossi in marcatura, c'è Orsini che va a marcare Albertini spalla canestro, la riapertura per Ghidoli che si alza da tre punti, non va, rimbalzo c'è solo Bossi, palla nelle mani di Orsini, era scappato Pierleoni ma non c'era la possibilità di gestire l'azione velocemente, quindi palla nelle mani di Pontisso, da questi a Bossi, arriva Pierleoni, Bossi lo vede, passa in mezzo a due giocatori, Ghidoli abbassa la mano e commette fallo, poi va a scusarsi e dare il 5 al Mortarese. Primo fallo della formazione ospite in questo quarto, primo fallo di Ghidoli, pronto a tornare bordato, esce proprio Ghidoli. Si è rimessa di Pierleoni, si apre per ricevere Pontisso, rischia di sporcare la palla bordato, la palla ancora per Bossi, da questi Orsini che decide di andare in penetrazione, poi rischia di perdere la maniglia, scivola ma si rialza, portare momentaneamente in inferiorità numerica e poi ne approfitta subito, la palla sotto per Albertini, quindi 22 Mortara, 16 Sostinente, 8.53 alla fine del secondo quarto, c'è Pierleoni che va in penetrazione contro Tomic, poi si alza da 5 metri, Tomic li va addosso, gli arbitri per gli arbitri si può giocare, palla nelle mani dello stesso Tomic, Pierleoni lotta e stavolta viene fischiato il fallo a Pierleoni e il pubblico, poco pubblico mortarese, non gradisce la scelta perché oggettivamente probabilmente il contatto su Pierleoni era falloso, primo fallo anche di Pierleoni, primo fallo di squadra per Mortara, 8.41 alla fine del quarto, 22 Mortara, 16 Sostinente, palla nelle mani di Buzzi, la rimessa è per Guerra, si apre per ricevere bordato, ancora Buzzi vorrebbe la palla, la riceve in questo momento, fallo in attacco del numero 11 Albertini,
E quindi palla persa in attacco da Sustinente, rimessa per Mortara, dice laterale l'arbitro, se ne incarica Sacchi che va da Bossi. E questi De Orsini che chiama lo schema, 8:30 alla fine del secondo quarto, la palla è per Pontisso, frangiato sempre da Tomic, arriva Sacchi, si apre per ricevere Pierleone, oltre nei tre punti, finta il tiro, va in penetrazione, alza la parabola, stavolta un po' esagerato Pierleone, un paio di conclusioni forzate, ha fatto bene per noi. Buzzi chiede l'infrazione di passi, la palla è per Tomic, la riapertura è per Bordato, si alza a tre punti, non va il suo tiro, a rimbalzo Pontisso, qui è fallo di Buzzi perché gli tocca il braccio, gli abiti fanno giocare, la palla è per Bossi, ancora Sacchi che decide di ragionare con Orsini che poi va in penetrazione, si appoggia sul corpo di Albertini e va a segnare, 24 Mortara, 16 Sustinente, 7:55 alla fine del secondo quarto, palla nelle mani di Guerra, sale per ricevere Bordato, c'è l'uscita di Buzzi, vediamo se viene servito da Emperor Orsini e rimane sul blocco, il tiro è corto però il ferro lo accoglie, 24 Mortara, 18 Sustinente, passa la metà campo Orsini in questo momento, arriva il blocco di Pontisso, poi si apre per ricevere, finta il tiro da tre, va in penetrazione contro Tomic, va a appoggiare ancora al tabellone, altri due punti per il capitano mortarese, 26 Mortara, 18 Sustinente, la palla ancora nelle mani di Buzzi, vorrebbe la palla Albertini, la riceve Tomic, poi l'apertura è per Bordato, ancora Albertini, gli sporca il pallone Bossi, lo recupera Guerra, 7 secondi per chiudere l'azione, ciao. Tiene molto bene la difesa di Masaki, ma è abbastanza fortunosa la giocata di Guerra, che trova il fondo della retina proprio allo scadere dei 24. Palla in mani di Pierleoni. L'apertura è per Bossi, da questi Orsini che finta, va in penetrazione, la riapertura un po' a casaccio, la recupera Pontisso che decide di alzarsi da tre punti e va a segno il capitano. 29 Mortara, 20 Sustinente. 6:39 alla fine della partita, Pontisso anticipa Tomic e va in contropiede. No! Non è assolutamente d'accordo sulla giornata. Il pubblico dice che non era fermo, Pontisso si è scontrato, lui ha abbassato le braccia, poteva starcene da una parte e dall'altra il fallo. Il pubblico, come dicevamo, non l'ha proprio gradita perché. Sentite qualche commento. 29 Mortara, 20 Sustinente, 6:34 alla fine della partita. Si riprenderà con la rimessa da fondo di Tomic dopo il fallo in attacco di Pontisso. Fallo in attacco che diciamo ha scatenato le ire della panchina mortarese, soprattutto del pubblico presente, con qualche commento sugli arbitri poco simpatico. Palla nelle mani Bordato, da questi ad Albertini. Arriva Sacchi che però lascia Tomic e quindi Danti dice cambiare, rimessa di Orsini, scambia con Bossi, riparte l'azione offensiva di Mortara, 29 Mortara, 22 Sustinente, la palla è nelle mani di Orsini, aspetta Sacchi, arriva Pierleoni, ancora Bossi, si apre oltre i tre punti, va per terra Sacchi, intanto non riesce a trovare fondatina, gran giocata di Bossi su Albertini, ha preso anche un colpo in faccia Bossi, vediamo se tiene, però nulla di grave, fallo di Albertini, non è riuscito il gioco da tre punti all'esterno montarese, comunque due liberi per Luca Bossi, secondo fallo di Albertini, pronto a tornare Doddi, a segno il primo libero di Bossi. Buon tutti insieme. E a segno anche il secondo, 31 Mortara, 22 Sustinente. Esce Albertini, torna Doddi, quindi quintetto un po' più piccolo anche per la formazione ospite. La rimessa di Tomic per Guerra, Sacchi lo bracca tutto campo. La palla Bordato per Doddi, sul quale c'è Bossi in marcatura. Esce Buzzi, la palla spalla canestro per Tomic. La riapertura nell'angolo per Bordato, finta il tiro, poi commette Pierleoni, commette fallo. Secondo fallo di Pierleoni, rimessa in attacco con 14 secondi per l'azione offensiva di Sustinente, 31 Mortara, 22 Sustinente. Pronto un altro cambio, pronto ad entrare Cerniz, vediamo se decidono di perfezionare il cambio prima della ripresa del gioco. No, si può continuare. La rimessa è per Tomic, la riapertura è per il capitano Buzzi, che su tiro non va, rimbalzo di Bossi, palla nelle mani di Sacchi. Scambia con Orsini,
pronunciato proprio da Buzzi. Orsini lo batte, alza la parabola, sbaglia la prima volta ma va a riprendere sul suo rimbalzo. 33 Mortara, 22 Sostinente, 5-22 alla fine del secondo quarto. Guerra sempre braccato da Sacchi, la palla è per Doddi, sale per bloccare Tomic, riceve lo stesso lungo, c'è il taglio per il canestro di Bordato, su lui c'è Pierleoni, due falli per lui, perde la maniglia, la recupera Mortara con Sacchi che passa la metà campo in questo momento, poi decide di fermarsi un attimino, arriva Blossi per bloccare, Sacchi va in penetrazione, poi scarica su Pontisso, arriva Pierleoni che decide di alzarsi da tre punti e va a segno. 36 Mortara, 22 Sostinente e coach Boskovic chiama ancora time out. 4:58 alla fine del secondo quarto. Si torna in campo dopo il secondo time out chiamato dalla panchina ospite. 4:58 alla fine del secondo quarto, 36 Mortara, 22 Sostinente. Cambio per Mortara, va in panchina Pontisso a rifiatare ed esordisce la partita Andrea Facchi. Quindi un altro giovanissimo della scuola del Battaglia a calcare il campo, aveva giocato anche domenica sabato sera, aveva fatto bene per i minuti che gli aveva dato spazio coach Zanellati. È tornato Cerniz al posto di Guerra, su lui è sempre Sacchi in marcatura. Lo scambio è con Buzzi, sale per ricevere Doddi, c'è il blocco di Bordato per Cerniz, sempre Sacchi in marcatura su di lui. 3 secondi di Tomic in area, quindi altra palla persa in attacco da Sostinente. L'arbitro si spiega con la panchina che è una chiamata abbastanza strana, ultimamente si vede veramente poco nel basket. 4:44 alla fine del quarto, è Sacchi che si incarica di costruire il gioco per Mortara. Zona 2-3, Pierleoni non ci crede da solo, è sfortunato perché ha piazzato dentro fuori, la palla poi è uscita. La palla è per Tomic che sfrutta il suo fisico decisamente superiore rispetto ai lunghi mortaresi, lunghi si fa per dire, ai Bossi. Ancora difesa zona, palla nelle mani di Orsini, si apre Sacchi per ricevere, ancora Pierleoni. Ancora Bossi, ancora Pierleoni che finta, va in penetrazione, scarica su di fondo per Sacchi. Non va il suo tiro. Sacchi sporca anche il suo pallone, però poi lo recupera Bordato. 4 minuti e 2 secondi, la palla è per Buzzi. Spalla canestro da Tomic. Bossi gli sporca il pallone da dietro. Corre Orsini in penetrazione. Recupera il pallone Mortara, poi con Facchi. Sacchi non va, tocca Orsini. La recupera ancora Orsini, la palla è per Pierleoni, ancora Orsini che frangiato da Buzzi e infrazione dei passi. Palla persa in attacco da Mortara, ma oggettivamente il contrasto falloso, il contratto su Orsini sembrava nettamente falloso. E qui l'arbitro ha guardato di Orsini che ha messo giù la palla dove non doveva fare la rimessa, pronto a tornare Marcone. Sinceramente in una partita del genere un arbitro così protagonista serve veramente a poco. Cambio per Mortara e uscirà Orsini probabilmente, anzi no, esce Sacchi, torna Marcone, Orsini rimane in campo. 3:41 alla fine del secondo quarto, 36 Mortara, 24 Sostinente. Rimessa di Cerniz per Buzzi, scambiano i due, è lui che si incarica di costruire il gioco, sale per ricevere il blocco Tomic, passa anche Mortara, ancora Buzzi, c'è Cerniz sempre placcato da Marcone, la riapertura è per Bordato, Bordato si incarta, poi lo aiuta Cerniz, 6 secondi, Marcone sporca un'altra volta il pallone, campo perché è andato con la mano dall'altra parte il play Cerniz, ottima giocata di Messina e Mortara, qualcosa da dire, ha appoggiato la mano, dice no, ma ha appoggiato la mano nella sua metà campo difensiva e quindi... Palla persa dalla formazione ospite, 36 Mortara, 24
sostituente palla da Marcone, ancora sempre in zona con Marcone che ha spazio ma non si alza. Orsini da 8 metri e va a segno da 3 punti, 39 Mortara, 24 sostinente. In attacco sostinente, la palla è per Buzzi, 2.53 alla fine del secondo quarto, cambia con Pierleoni, la riapertura è per Cernis che va da 3 punti e va a segno, 39 Mortara, 27 sostinente. Palla nelle mani di Marcone, sempre in zona 2-3, ancora Marcone, ancora scambia con aiuta Bossi, arriva in punta anche Pierleoni che rischia l'infrazione di passi, va da Marcone che decide di non tirare da 3 punti, però si avvicina e segna da 2. 41 Mortara, 27 sostinente, 2.20 alla fine del quarto. Cernit passa da metà campo in questo momento, sempre difesa uomo per Mortara, si apre per ricevere Dodi, fronteggiato da Sacchi, vorrebbe la palla, spalla canestro Tomic, stavolta il contesto di Bossi è falloso, quarto fallo di squadra per Mortara, primo fallo di Bossi, quindi buono speso in questo momento per Mortara, 3 falli invece per sostinente. Rimessa al fondo campo di Buzzi, vorrebbe la palla Tomic, la riceve invece Doddi, fronteggiato da Facchi, poi l'apertura per Bordato che finta, poi il tiro è pulito e va a segno, 41 Mortara, 29 sostinente. Rimessa dal fondo campo, se ne incarica Bossi, la palla è per Marcone, 1.54 alla fine del quarto, 41 Mortara, 29 sostinente, la palla è per Orsini, ancora Bossi, fallo di Tomic, tutta la vita, poi Bossi forza la conclusione, torna Mortara, corre velocemente, la palla è per Cernic e va a segno, Zanellati chiama time out, 41 Mortara, 32 sostinente. Zanellati decide che è il caso di fermare un attimino, far rifiutare i suoi e ragionare, 1.39 alla fine del secondo. Si torna in campo dopo il time out chiamato. Dopo il time out, diciamo, chiamato da Cozzanellati, 41 Mortara, 32 sostinente che prova a rilanciarsi con le due bombe di Cernic e il canestro di Bordato. Palla nelle mani di Marcone che l'ha ricevuta, riparte l'azione offensiva di Mortara, sempre questa zona con Cernic in punta. Orsini prova a batterla, finta il tiro a tre, va in penetrazione, si riapre, l'apertura è per Pierleoni dall'altra parte, tiro a tre punti Pierleoni a segno, 44 Mortara, 32 sostinente, 1.20 alla fine del quarto. Cernic scambia con Tomic, passi clamorosi di Tomic che poi non è premiato, rimbalzo di Pierleoni che va da Marcone, scambiano ancora i due, si apre Bossi per ricevere, Pierleoni è caldo, si sente caldo, stavolta non va, Facchi anticipato da Tomic, un po' da forzatura, corre Bordato che poi però serve nelle mani Pierleoni che corre, lo aiuta Facchi e va a appoggiare, ottima giocata di Mortara, 46 Mortara, 32 sostinente, 48 secondi alla fine del quarto. Cernic scambia con Buzzi, sale per ricevere Doddi sul quale cambia, rimane Bossi, gli sporca la maniglia Pierleone, scusate Orsini, e palla persa dalla formazione mantovana, rimessa da fondo campo Mortara, 38 secondi e 3 centesimi per chiudere il quarto, 46 Mortara, 32 sostinente. Marcone passa la metà campo in questo momento, sempre questa zona voluta da coach Boscovic, però Mortara la sta attaccando abbastanza bene, Facchi si stampa, poi però ha la forza di riaprire per Orsini, non va il suo tiro, corre Pierleoni ma Bordato fa buona guarda,
era stampato sotto il canestro Facchi, però poi ha avuto la prontezza di riandare a rimbalzo a recuperare. Palla nelle mani di Cernitz, 18 secondi, quindi può andare sino al termine del quarto la formazione ospite. Sempre Marconi, marcatura uomo sul play ospite. Sale per il blocco Tomic. Marconi si gira dalla parte sbagliata, poi va a pressare. La riapertura è per Buzzi, che va da tre punti, non va al suo tiro. E finisce il quarto. 46 Mortara, 32 Sostinente. Si va all'intervallo lungo, ci sentiamo dopo la ripresa. Si torna in campo per il terzo quarto, 46 Mortara, 32 Sostinente. Mortara è in campo con Orsini, Invernizzi, Pontisso, Pierleoni, Muzzi. Dall'altra parte ci sono Bordato, Cernitz, Tomic, Guerra e Albertini. La palla è per Bordato, sempre Pierleoni su lui, si alza da tre punti, non va, va per terra, rimane per terra la palla, arriva ad Albertini che l'appoggia un po'. Un po' di gente per terra, palla nelle mani di Orsini, franciato da Bordato, pressione a tutto campo, ovviamente coach Boscovic si è fatto sentire nell'intervallo. Palla per Invernizzi, che fa così, diciamo, il suo esordio in partita. Palla per Pontisso, che è tornato in campo dopo il riposo. Palla ancora per Invernizzi, da questi a Pierleoni. Si alza da tre punti Pierleoni, non va il suo tiro, lotta Muzio, che ricordiamo che ha tirato i falli, ma la palla finisce nelle mani di Tomic, da questa Guerra. Ancora Tomic che scambia con Bordato, sempre Orsini in marcatura su di lui, va in penetrazione, perde la maniglia, recupera il pallone Invernizzi, la palla è nelle mani di Orsini, voleva qualcosa di più di un semplice. Qui vanno per terra tutti, la tiene Orsini, poi apre per Invernizzi che non va a segno, tocca Muzio e rimessa è per la formazione ospite. Muzio poi aiuta Tomic a recuperare, un po' di confusione da ambo le parti, cambio, torna Buzzi, esce Bordato. 8:47 alla fine del terzo quarto, 46 Mortara, 34 Sostinente. Un po' di confusione sulla giocata precedente, quindi due sono andati per terra Orsini e Tomic. Sì. Si sta operazione asciugatura effettuata, si può riprendere con la rimessa da fondo campo di Cernitz. C'è Invernizzi in marcatura a tutto campo, la palla da Cernitz a Guerra che fa costruire il gioco, in marcatura su Guerra va a Orsini, palla per Tomic molto lontana canestra, questi a Cernitz che finta 3, c'è Invernizzi su lui, si apre per ricevere Buzzi, rimane Tomic che fa una giocata che però non prende neanche il ferro, la palla in Orsini apre velocemente per Invernizzi che però decide di ragionare. Aspetta Pontisso, da questi ad Orsini ancora, batte Guerra, che tocco del piede di Guerra, rimessa per Mortara, chiedeva l'infrazione di piede, per gli arbitri solo un tocco normale, quindi palla però in attacco per Mortara, 13 secondi, l'apertura di Orsini per Pontisso, da questi a Muzio, si apre Pierleoni, riceve lontano da canestro, dovrà affrontare la conclusione. Bella giocata, la virata buona, ma sulla difesa di Albertini non trova il fondo dell'antina. Prova a correre Guerra, poi recupera la difesa, la palla è per Cernitz che non va al suo tiro, rimbalzo di Invernizzi, l'apertura per Rossini, tocca Cernitz, è rischiosa l'apertura e infatti la panchina comunque. Palla ancora per Mortara, 8 minuti e 1 secondo alla fine del quarto, 46 Mortara, 34 Sostinente, palla in mani di Pontisso, riceve Muzio, si apre ancora Invernizzi per ricevere. 10 secondi per l'azione offensiva Mortara, Pontisso decide di sfidare Tomic, è un po' complicata ma Pontisso trova il fondo della retina. 48 Mortara, 34 Sostinente, 7:38 alla fine del quarto, Guerra alla metà campo, la palla è per Albertini, franciato da Muzio, ricordiamo Muzio ha grato i tre falli e qui quarto fallo di Muzio, però oggettivamente sembrava Zanetti si è schizzato in piedi. Quarto fallo di Muzio, sinceramente arbitro con una gestualità abbastanza ridicola, comunque si riprende, chiede la ripresa del gioco e il pubblico non ha gradito, pronto a tornare Bossi, poi Invernizzi brucia ancora Cernitz a rimbalzo, apertura per Orsini che finta, infrazione di passi, cambio, esce Muzio.
esce Muzio e torna Bossi, quindi Muzio che di fatto non ha potuto avere molto, quarto fallo, abbastanza veniale il contatto, comunque si ricomincia, palla persa da una parte, palla persa dall'altra, Cerniz per Guerra, sempre Orcini, Marco De Giulio, sale per ricevere Buzzi seguito da Pierleoni, va a Pontisso, esce Bossi palla in mano dopo il tiro di Buzzi che ha sfiorato il ferro, passa la metà campo Pontisso in questo momento, che ci ricorre, apre per Pierleoni, a questi ad Orsini, si alza da tre punti Orsini, non va il rimbalzo di Invernizzi, ancora Orsini, e qui però è fallo da una parte o è fallo dall'altra, stanno in contratto con Guerra, o è sfondamento o è fallo defensive, tocca la palla Bossi, dice che l'arbitro, un arbitro dice che è gialla, l'arbitro dice che è blu, uno, c'è stato il tocco, pronto a tornare Marcone, uno dice che è un can... allora un arbitro diceva che era palla di Mortara, l'altro diceva che palla di... viene data palla sostinente, è tornato in tutto Marcone al posto di Orsini che ha dovuto rifiatare, palla per le mani di Guerra, sale per ricevere Cerniz, sempre Invernizzi lui, blocco di Albertini, e qui è infrazione ancora, è il tiro di Guerra da due punti, molta confusione, e poi Guerra trova due punti, ma Cerniz ha rischiato di perdere la palla, palla in mani di Pierleoni, Pierleoni va in penetrazione e poi batte il recupero di Tomic e va a segnare altri due ottimi punti, 50 Mortara, 36 sostinente, 6-17 alla fine del quarto, palla in mani di Guerra, questi a Cerniz, sempre in marcatura Invernizzi su lui, sale per ricevere la palla, la recupera poi Pierleoni che scambia con Pontisso, si apre per ricevere Bossi, oltre nei tre punti, non va il suo tiro, a rimbalzo c'è solo Albertini, a palla per Buzzi, passa la metà campo, ancora Cerniz, sempre in, passa con lui Invernizzi, poi sbaglia un'altra volta l'appoggio Cerniz, corre Pontisso, corre anche Bossi che va ad appoggiare altri due punti, 52 Mortara, 36 sustinente, 5.45 al fine del quarto e coach Boscovic va a chiamare time out. Si torna in campo dopo il timeout chiamato da Boscovic, 52 Mortara, 36 sostinente, con, dopo la volata di Bossi in contropiede. Rimessa da fondo campo per la formazione ospite, se ne incarica Buzzi che scambia con Guerra. Va Marconi in marcatura su Guerra, scambia con Tomic, ancora Guerra. C'è il blocco anche di Albertini, quella riapertura proprio per Albertini che si alza da tre punti. Il tiro è corto, Pontisso sporca il pallone, Invernizzi esce con la palla in mano. Palla nelle mani di Marcone, pressione a tutto campo, si, lo aiuta Invernizzi, palla per Pierleoni che finta il tiro da tre, arriva Bossi per aiutarlo, poi Pierleoni decide di tirare da tre punti e va a segno, 55 Mortara, 36 sustinente, 5 minuti e 10 secondi alla fine della del terzo quarto, palla per Tomic che perde la maniglia, l'ultimo tocco è di Pontisso che dice che secondo lui il tocco era di Tomic, tant'è, rimessa da fondo campo con 15 secondi per l'azione offensiva sostinente, si incarica della rimessa Buzzi, si apre per ricevere Albertini, arriva Cerniz in un secondo tempo, sempre Invernizzi su lui, il blocco di Tomic, il tiro di Cerniz sulla difesa di Pontisso va a segno, 55 Mortara, 38 sostinente, palla nelle mani di Pontisso, la palla per Pierleoni che ha una mezza idea, diventa intera e la palla accoglie il ferro, ancora a tre punti, 58 Mortara, 38 sostinente, 4.40 alla fine del terzo quarto, palla nelle mani di Guerra che vorrebbe Cerniz, gioca d'anticipo Invernizzi ma non è fortunato, Cerniz va a segnare il canestro, 58 Mortara, 40 sostinente, non è stato aggiornato ancora il tabellone, Marcone corre, poi recupera, fallo di Tomic che tira per la maglia Pontisso,
chiedeva l'antisportivo, oggettivamente gli ha tirato, la tirava per la maglia. Il tabellone è rimasto 58, è rimasto 58-38. Pierleoni batte Buzzi che arriva in recupero, commette un altro fallo e viene aggiornato 58 Mortara, 40 Sostinente, fallo del numero 0, ha preso un colpo sulla coscia, alla classica vecchia Pierleoni, ma sembra di poter rimanere in campo. 4-15 la fine del terzo quarto, si incarica delle rimesse in Vernizzi, la palla è per Bossi, da questi a Pontisso, si apre Bossi, Pontisso va da Bossi che finta il tiro, poi decide di prenderlo il tiro da tre punti e va a segno anche Bossi. 61 Mortara, 40 Sostinente. 4 minuti in questo momento. Invernizzi caccia il pallone a Guerra, per gli arbitri è falloso l'intervento di Invernizzi, primo fallo per lui. 4 minuti tondi tondi alla fine del terzo quarto, 61 Mortara, 40 Sostinente. Si incarica Guerra della rimessa, secondo fallo di squadra per Mortara, due anche per Sostinente. Cerniz passa sul blocco di Tomic, spara, non va, il rimbalzo è nelle mani di Marcone che brucia la difesa, poi apre per Pontisso, da questi a Pierleoni, ancora Pontisso dietro la schiena, ha pestato la riga Pontisso, non se n'è accorto, è uscito, palla persa in attacco malamente da Mortara, è uscito con la palla, ha pestato la riga laterale, quindi palla persa in attacco da Mortara. Guerra chiama lo schema per la formazione ospite, si apre per ricevere Buzzi, sempre Pierleoni che gioca d'anticipo, vorrebbe Tomic, ancora trova Buzzi, arriva il blocco di Tomic che prova dalla parte sbagliata, tiro da tre punti che non va, Tomic brucia tutti a rimbalzo e appoggia. 61 Mortara, 42 Sostinente, palla nelle mani di Bossi che corre velocemente il campo, non c'è nessuno, Bossi si alza da 5 metri, il suo tiro non va a segno, forse si scusa per la fretta l'esterno mortarese, palla in mano di Guerra, viene fallo di Marcone nel mezzo, ma sembrava più impazzito. Comunque abbastanza dubbiosi tutti, perché dalla panchina mortarese non hanno capito. Comunque fallo di Marcone, primo fallo per lui, rimessa in attacco, 18 secondi per la formazione ospite, se ne incarica Guerra, vorrebbe Cerniz, non lo trova Invernizzi, e qui giocano due Cerniz e Tomic, e Tomic va a segnare altri due punti. 61 Mortara, 44 Sostinente, 3 minuti e 2 secondi alla fine del terzo quarto, la palla è per Bossi, sale per ricevere Marcone che stasera non si è preso molte responsabilità, fallo del numero 0 Buzzi su. Secondo fallo di Buzzi, terzo fallo di squadra anche per Sostinente, Buzzi non è per niente convinto, ma comunque tant'è, rimessa di Pierleoni per Pontisso, tocca per ultimo Cerniz, nettamente il tocco era del numero 4, l'arbitro invece vede al contrario, ma tant'è. 61 Mortara, 44 Sostinente, 2.49 alla fine del terzo quarto, tre falli per squadra, quindi nessuno di due ancora buono speso, rimessa di Cerniz che sembrava aver toccato per ultimo nettamente, rimessa di Cerniz per Guerra che si incaricava della fronteggiato da Marcone, aspetta Tomic che sale molto alto, l'apertura è per Cerniz, scivola in un primo tempo Invernizzi, tiro da tre punti, fallo di Tomic che ha spinto da dietro la difesa mortarese, sul tiro da tre punti di Albertini non c'era, secondo fallo di Tomic, quarto fallo di squadra per Sostinente che in questa azione spende il bonus, rimessa da fondo campo di Invernizzi, si apre per ricevere Pierleoni, la palla va a Invernizzi che aspetta l'uscita di Bossi, mette a posto i piedi, poi batte Albertini, il tiro non ha fortunato, corre Tomic velocemente e Tomic va a appoggiare. 61 Mortara, 46 Sostinente, 2 minuti e 10 secondi alla fine del quarto, Pierleoni decide di affrontare, poi torna da Bossi, ancora Pontisso fronteggiando Tomic, brutta scelta, Zanatti decide di chiamare time out perché i suoi giocatori hanno gestito male gli ultimi 3-4 attacchi. Pronto un doppio cambio, ancora Cerniz gioca 2 con Tomic, stavolta non va a segno, però arriva Albertini. 61 Mortara, 48 Sostinente, 8-0 di parziale dopo i Bossi, e quindi 1-48 alla fine del terzo quarto, sì, Zanatti decide di chiamare time out perché Mortara si è inceppata di colpo, ha forzato qualche tiro di troppo, qualche conclusione, quindi
torna in campo, cambio per Mortara, torna Orsini, vediamo chi va ad accomodarsi in panchina in questo momento. Pier Leoni va a riposare, fino ad ora di fatto aveva sempre giocato, quindi dall'altra parte erano pronti un doppio cambio e così è, tornano in campo Bordato e Vucinovic, si accomoda in panchina Buzzi. E Albertini, cambio per Mortara, palla nelle mani di Orsini, palla per Bossi, da questi Invernizzi, sonceggiato da Cerni, si apre e riceve Marcone, la scarica Bossi dietro la schiena, Bossi finta il tiro da tre, poi decide di andare in penetrazione con Rischioso, poi la riapertura per il tiro da tre, punti di Pontisso che non va, l'imbalzo di, c'è solo Tomic, altra azione che Mortara non è riuscita a segnare, palla in mani di Guerra, c'è Vucinovic che vuole palla con Bossi, spalle a canestro, Bossi gliela sporca, però poi la palla finisce di rimbalzo a Cernic, non va, il rimbalzo lungo premia Marcone, quindi scambia con Bossi e riparte, 1 minuto e 7 secondi alla fine del quarto, 61 Mortara, 48 Sustinente, palla per Orsini fronteggiato da Bordato. Oh, aveva cercato la giocata, palla persa in attacco da Mortara, va Cernic. Cioè, o è Zanellati non ne può più di questo. Tomic va a segnare da punto. 61 Mortar, 50 Sustinente. Ultimi 36 secondi del quarto. Palla nelle mani di Pontisso, da questi a Marcone. È andato in, da quando è andato in bonus non ha più fischiato nulla. Palla per Invernizzi, alza da tre punti, non va il suo tiro. Sfortunato Invernizzi, non c'è nessuno di Mortar in balzo. Può andare fino al termine praticamente. Fino al termine praticamente Sustinente, 61 Mortara, 50 Sustinente, 15 secondi per finire il quarto, c'è Cernic palla in mano, sempre Invernizzi su lui in marcatura, commette fallo Invernizzi, Mortara non è ancora in bonus, quindi 7 secondi e 7 secondi, secondo fallo di Invernizzi, quarto fallo in questo momento per Mortara, rimessa davanti alla famiglia Zanellati per il numero 13 Bordato, sale e riceve Cernic. Non va la conclusione, poi il tocco di finisce il quarto, 61 Mortara, 50 Sustinente sul tiro da tre punti che non andava a segno di Cernic. Una decina di secondi abbondante per iniziare il quarto e decisivo periodo di gioco, Mortara, 61 Mortara, 50 Sustinente, Mortara in campo con Orsini, Marcone, Bossi, Invernizzi e Pontisso, dall'altra parte ci sono Cernic, Guerra, Bordato, Vuskovic e Tomic che ha avuto un ruolo decisamente importante in questa terza frazione della seconda parte. Palla nelle mani di Orsini che chiama il gioco, la prima palla di Mortara, Marcone seguito da Guerra, la palla è per Invernizzi, c'è Bossi vicino ma non riceve, interrompe il palleggio Invernizzi, lo aiuta proprio Bossi che batte Vuskovic che però è bravo nel recupero, quindi altra palla persa in attacco da Mortara che non segna, si è un po' stoppato dopo la bomba di Bossi e il time out di Boscovic, non è più praticamente segnato, palla nelle mani di Bordato, arriva Guerra oltre nei tre punti, non va, va in penetrazione, scambia per Cernic che va in penetrazione, alza il tiro, non va, rimbalzo Mortara, esce Pontisso, fallo di Tomic, terzo fallo di Tomic, si riparte, Cernic ha qualcosa da dire all'arbitro, chiedeva un contratto falloso, ma rimessa in attacco per Mortara, dalla, si riprende con la rimessa, spiegazione dell'arbitro, rimessa di Invernizzi a palla ed Orsini che chiama lo schema, si apre per ricevere Pontisso, sale Invernizzi, c'è il taglio profondo di Marcone, l'uscita dice non va da lui, va da Orsini, Orsini seguito da Bordato, lo batte, prende un colpo in faccia Orsini, l'arbitro dice provava a rubare due punti, non ce l'ha fatta, fallo del numero 13 Bordato, secondo fallo di squadra per la formazione ospite in questo quarto, primo fallo per Bordato, rimessi in attacco per Mortara, se ne incarica Invernizzi davanti alla panchina di coach Boscovic, si apre e riceve Pontisso che decide di giocare uno contro uno, poi va da Bossi, da questi a Marcone, Marcone aspetta ancora Pontisso, Pontisso decide di giocare contro e va a appoggiare a canestro, 63 Mortara, 50 Sustinente, ha battuto
Vucinovic ed è andato a poggiare due punti. Palla proprio per lo stesso Vucinovic sul quale c'è Bossi in marcatura. Esce Bordato, sale Cernic ma riceve Guerra dall'altra parte. Lo batte Marcone che commette fallo in recupero. Secondo fallo di Marcone, primo fallo di squadra per Mortara. Secondo fallo di Marcone, rimessa in attacco per la frazione ospite. Se ne incarica Guerra che apre per Cernic. Su lui è rimasto Marconi in marcatura in questa azione, va a giocare con Tomic, la riapertura è per Bordato, Bordato prova a avvicinarsi, ancora Guerra da tre punti, il suo tiro viene accolto dal ferro, 63 Mortara, 53 Sostinente che ha avuto una buona reazione nel finale del terzo quarto e in questo inizio. Palla in mano di Orsini, Siale riceve Bossi, la palla è per Invernizzi. Invernizzi aspetta qualcuno, arriva Pontisso fronteggiato da Vucinovic, si alza da due punti Pontisso, il tiro non va, l'ultimo tocco è di Cernic, rimbalzo con Invernizzi e Tomic, palla in attacco ancora per Mortara in 14 secondi, chiedevano il contrasto falloso di Invernizzi che è andato a rimbalzo contro due giocatori avversari, si viene fatto asciugare il parquet dove è andato per terra Cernic che poi dà un 5 perché resi all'arbitro. 8-14 alla fine della partita, 63 Mortara, 53 Sostinente che ha piazzato un break importante tra la fine del terzo quarto e questo inizio di ripresa. Mortara si è dato solo due punti con Pontisso all'inizio del quarto quarto, vediamo come evolverà. La rimessa di Invernizzi, si apre Marcone ma non riceve, arriva Pontisso spalle a canestro. Un gancione stranissimo, la palla non viene accettata dal ferro, rimbalzo di Tomic, corre Cernic. Poi però Scaraventa era fuori dal campo, ci ha messo, ha rischiato di farsi male Guerra ma ci ha messo anche tanto l'abito al finale. Doppio cambio per Mortara, esce Pontisso, torna Muzio calato di 4 falli, esce Invernizzi, torna Pierleoni. 8 minuti e 4 secondi alla fine della partita, 63 Mortara, 53 Sostinente. Orsini scambia con Bossi e va a chiamare la costruzione del gioco, l'apertura è per lo stesso Bossi, sale e riceve Muzio che nella partita è venuto poco da dire a causa dei falli che ha commesso. Secondo l'arbitro il contrasto falloso, palla persa da Orsini sulla difesa di Bordato, rimessa di Tomic per Guerra, Lenati dà le indicazioni dalla panchina, ancora la palla è per Cernic che finta il tiro, si apre Guerra che si alza da tre punti, non va il suo tiro però Vucino e va a recuperare, brucia il rimbalzo Mortara, Mortara sta cominciando a soffrire un po'. Forza qualche valutatore, 63 Mortara, 56 Sostinente, 7.30 alla fine della partita. Marcone manda via Bossi, poi va a giocare con Orsini, si apre Pierleoni, ottiene i tre punti, c'è Guerra su di lui che gli tocca il pallone. Altra brutta giocata difensiva di Mortara, poi Cernic rischia di perdere la palla, va da Muci. Ci sta. No, però no! Stavolta no! Fallo di Muzio che di fallo non ha potuto neanche giocare la partita, due tiri per Vucinovic ma oggettivamente il era una stebata, sembrava molto pulita, Muzio di fatto questa partita non l'ha quasi mai giocata, tre falli subito, il quarto fallo all'inizio del terzo quarto e questo fallo sul quale prima tirato si è stampato, sembrava molto pulita la giocata difensiva del giovane mortarese, ma tant'è. Due liberi per Vucinovic che va a segnare il primo, avvicinando ancora di più la formazione ospite. 7 minuti e 10 secondi alla presa del gioco. A segno anche il secondo. 63 Mortara, 57 Sostinente. Palla in mano di Marcone, passa a campo, scambio con Cernic, arriva Bossi. Vorrebbe Pierleoni, però Guerra marca faccia a faccia. La palla arriva a Pontisso che è tornato in campo dopo il quinto fallo. Marcone vorrebbe giocare con Pontisso, ci va in questo momento, 6 secondi, la riapertura è per Pierleoni, deve tirare Rossini da 3 punti allo scadere, il tiro è cortissimo, la palla è ancora nelle mani di Sostinente, la riapertura è per Bordato, tiene la palla, va da Vucinovic, non va stavolta, Pierleoni brucia Tomic a rimbalzo. Palla nelle mani di Marcone, chiama lo schema, però non c'è nessuno. Pronto a tornare Albertini, Marcone scambia con Pontisso che va in palleggio e va a trovare canestro e fallo, ci ha messo un po' ma ha fischiato il fallo di Guerra, ha preso un colpo in... fallo del numero 8 Guerra
canestro valido di Pontisso, cambio, esce Vucinovic, torna Albertini, tiro libero aggiuntivo per Pontisso dopo il canestro realizzato. A segno anche il libero, 66 Mortara, 57 Sustinente, 5 punti di Mortara, 5 punti del suo capitano. Palla ancora nelle mani di Guerra, su lui sempre Pierleoni in marcatura. Un po' troppo esagerata la difesa dell'esterno romano, fallo per lui, terzo fallo per Pierleoni, terzo fallo di squadra anche per Mortara, così altrettanti ne ha Sustinente. 6 minuti e 6 secondi a fine della partita, la rimessa è per Cerniz, batte sulla linea di fondo Marcone, poi però recupera il pallone la difesa del mortarese con Pontisso, c'è Orsini che corre il campo e va sull'assist di Pontisso che l'ha visto. 68 Mortara, 57 Sustinente, 5.50 alla fine della partita, palla nelle mani di Borsato. Bordato apre per Albertini, ancora Cerniz, su lui c'è Marcone in difesa, poi va a giocare con Guerra che si alza da 3 punti, stavolta il tiro non c'è, la recupera Mortara con Marcone, arriva Pontisso per portare il blocco, si apre Bossi, a questi Orsini, che finta, va ancora su Bordante, scarica per Pontisso, non un gran controllo, però Pontisso si alza la lunetta e va a segno ancora il Mortara, il capitano, e Boscovic chiama time out. 70 Mortara, 57 Sustinente, 5.14 alla fine della partita, secondo time out della panchina di Sustinente. Mortara ha avuto un'ottima reazione in questo momento. Cerniz ancora qualcosa da dire agli arbitri. Si torna in campo dopo il time out chiamato dalla panchina di Sustinente. 70 Mortara, 57 Sustinente, 5.14 alla fine della partita dopo il canestro di Pontisso. Mortara che ricordiamo ha perso Muzio per 5 falli, partita veramente povera di contenuti per il lungo mortarese, unico lungo di fatto a disposizione della squadra di Cozzanellati, ma che non ha mai potuto giocarsi sta partita. Rimessa di Cerniz che fa partire il gioco, sull'immarcatura c'è Marcone, la palla è per Tomic, l'apertura è per Bordato, Bordato è fronteggiato da Orsini, sale e riceve ancora Cerniz, c'è il blocco di Tomic, scambiano i due, passi di ottima la difesa mortarese, si scusa Cerniz che butta via la palla, recupera la difesa mortarese, infrazione di passi, se ne incarica della rimessa Pierleoni, la palla da Pierleoni a Orsini, da questi a Bossi che passa la metà campo, c'è il blocco di Pontisso, palla nelle mani di Orsini, arriva Marcone, arriva Pontisso a portare un altro blocco, Marcone finta il tiro da tre, poi va da Pierleoni, Mortara è un po' ferma, poi la palla va a Pontisso che è quello più caldo di tutti in questo momento e va ancora a segno, 72 Mortara, 57 Sustinente, palla in mani in guerra, 4.36 la fine della partita, Tomic, fallo di Pontisso su Tomic che così va, andrà in lunetta per 2 tiri liberi, bonus speso in questo momento da Mortara. Terzo fallo per lui, 2 liberi per Tomic. A segno il primo libero di Tomic che ha una meccanica di tiro un po' strana, ma comunque in questo caso redditizia, ancora un tiro libero per il lungo in casacca numero 3. A segno anche il secondo, 72 Mortara, 59 Sustinente. Palla nelle mani di Orsini, 4.30 per chiudere la partita. Orsini vorrebbe Pontisso, trova Bossi invece molto nel canestro, arriva Pierleoni conciato a guerra, ancora Pontisso che decide di alzarsi da 3 punti. Stavolta è una pietrata quella del numero 10. Palla nelle mani di Cerniz, un po' di fretta qui. Bel canestro in virata di Cerniz, 72 Mortara, 61 Sustinente. Una forzatura di Pontisso. E però era fallo, palla per Pierleoni che si alza da 3 punti, non va neanche stavolta, Mortara ha calato molto le percentuali, il tiro di Pierleoni ci poteva stare, Cerniz corre velocemente il campo, poi si ferma, arriva il blocco di Tomic, l'apertura per Guerra, poi rischia di perdere la palla, la perde, Orsini corre velocemente il campo e trova il canestro e il fallo, gran giocata di Simone Orsini che è andato a sfidare Cerniz, certo più piccolo di lui fisicamente ne ha risentito, comunque giocata di Orsini, canestro e tiro libero aggiuntivo per il numero 1 mortarese.
Bonus peso con questa azione anche da sostenente. Non va il tiro libero, gira sul ferro, ma esce. 74 Mortara, 61 sostenente, 3:36 alla fine della partita. La palla è per Albertini, sale per ricevere Cerniz, vorrebbe il taglio, c'è Bordato che taglia, esce, la palla è per Tomic che sfrutta i suoi centimetri e i suoi chili e va ancora a segno. 74 Mortara, 63 sostenente, palla nelle mani di Marconi, da questi d'Orsini, ancora Bossi. Interrompe subito il palleggio, arriva Marconi per recuperare la palla, esce Pontisso, arriva anche ancora a sua volta, arriva anche, e poi Pontisso fa una magia, fa scomparire il pallone e poi lo ritira. 76 Mortara, 63 sostenente, si alza da tre punti Tomic che va a segno, troppo spazio. Quindi è stato concesso lo spazio, palla in mano di Marconi, 2:52 alla fine della partita. Marconi apre per Bossi, ancora Bossi decide di non tirare, va da Orsini che sfida Bordato, è ancora Orsini in virata, va a mettere altri due punti. 78 Mortara, 66 sostenente, 2:38 alla fine della partita, arriva Cerniz che vorrebbe giocare due con Tomic, la palla va ad Albertini, ancora Tomic, spalla a canestro e il suo tiro è preciso, il ferro lo accoglie. Ancora due punti per il lungo ospite, 72 Mortara, 68 sostenente, 2:19 alla fine della partita, la palla è per Pierleoni che finta il tiro da tre, qui c'è il fallo di Tomic che si attacca al braccio, si alza su, ha alzato prima il braccio lui del fischio dell'arbitro, comunque due libere per Pierleoni, quarto fallo per Tomic, time out chiamato ancora da Boscovic, è l'ultimo time out a sua disposizione. Quarto fallo diciamo di Tomic, 2:15 quando si riprenderà con i due liberi per l'esterno Romano. Si torna in campo dopo il terzo timeout chiamato dalla panchina di sostenente, così finisce la sua sospensione di esposizione. Si riprenderà con i due tir liberi Pierleoni per il quarto fallo di Tomic. È uscito Albertini e è tornato Vucinovic. Quarto fallo. A segno il primo libero Pierleoni, c'è stato un po' di confusione sui falli. A segno il primo libero Pierleoni sul. Ancora un tiro libero per l'esterno romano. A segno anche il secondo, 80 Mortara, 68 sostenente, palla in mani di Guerra da questi a Vucinovic, sale, riceve Bordato, si apre Cernis ma non riceve, arriva ancora Guerra, c'è il blocco di Tomic. Poi Guerra va a giocare una palla complicatissima sul fondo linea, la recupera Mortara, la palla è per Pierleoni, da questi a Marconi, c'è Orsini da solo ma arriva adesso la palla, pronto a esordire la partita anche Orlandi. Bossi si alza da tre punti e non va neanche stavolta, palla nelle mani di Tomic, 1 minuto e 40 per finire la partita, Tomic apre per Guerra che si alza da tre punti e stavolta va a segno. 80 Mortara, 71 sostenente, esce Marcone, entra nella partita anche Massimiliano Orlandi, 1 minuto e 35 per finire la partita, palla nelle mani di Orsini, tornata a zona la difesa di sostenente, la palla è per Orlandi, da questi a Pontisso, va a spalla canestro, ancora Pierleoni, apertura per Bossi, finta il tiro, poi Pierleoni, ancora Bossi, non va, non tira, Orlandi per Orsini, ancora Pierleoni, si alza Pierleoni da due punti, il suo tiro non va, Bossi prova a giocare ad anticipare Tomic, non va, corre Cerniz, la palla è per Guerra, c'è il blocco di Tomic, Guerra si alza da tre punti e va ancora a segno, 80 Mortara, 74 sostenente, qui però Mortara manca, siamo nell'ultimo minuto, però Mortara dovrà un attimo darsi una scossa perché non può cercare di congelare il gioco, perché no. Orsini per Orlandi, ancora Orsini, va dentro Orsini, va a appoggiare altri due punti, 82 Mortara, 74 sostenente, ultimi 38 secondi di partita, Guerra fronteggiato da Pierleoni, rimane Bossi con
con Guerra che si alza da 3 punti, stavolta il tiro è storto, il rimbalzo è di Orsini che la tiene anche in campo. Ultimi 17 secondi di partita e Mortara conquista un'altra vittoria in questa pool salvezza, mettendo sicuramente in difficoltà la formazione ospite. Finisce così 82 Mortara, 74 Sustinente. Mortara sempre più ridotta in minimi termini, ma Mortara che continua a stupire con i suoi ragazzi. Sabato prossimo trasferta sul campo di Lissone, poi la chiusura tra 2 settimane qui contro Cernusco. Per questa sera è tutto, a risentirci.